Abbassate le orecchie, masochisti in città, la nostra ciurma oggi vi ospiterà. Racconto la storia che vi schiferà sui parassiti ed altre atrocità. Ti mangia la faccia e fan paura, sono loro i veri orrori in natura. Ma è la notte di Halloween, non stiamo a giocare, noi siamo qui per terrorizzare. Ai ai, trema con me, la notte di Halloween, che male c'è? Tu prova a scappar, raccomandati ai santi, Barba Scura è qui per traumatizzarti. Nascondo tutti gli episodi di Scienza Brutta. Tutte quelle cose orribili sulla natura che generalmente tu non vorresti sapere. Ah, io attraverso la porta non c'entrerei. Lì ci tengo il palo. Ma è qui che ti volevo portare. Dietro questa porta si nasconde il nuovo episodio, lo speciale di Halloween. È un episodio un pochino tosto. Diciamo che gli altri episodi diventano belli in confronto a questo. Ti prego soltanto di non sbrattare sul pavimento, perché se no non è che lo pulisco spesso. Prego, entra. Prego, entra. Forse dovresti entrare. Inaccettabile. Non importa, non si scappa dalla divulgazione brutta. Benvenuti nella distilleria di Satana, dove oggi parleremo di parassiti. Sì! Sì! Lo avete voluto voi! I parassiti, quelle cose che si attaccano, che escono, che sbucciano, marrono, che schifo, ma talvolta ballano bene. Avevo fatto un intero episodio su questo canale dedicato alla zombificazione e parassitismo, che quando ci penso mi viene ancora voglia di darmi fuoco agli occhi. I parassiti sono delle cose brutte, che madonna che brutte, che per sopravvivere hanno bisogno di stare con te. Su di te. Dentro di te. Carini, hanno bisogno di me, che tenerezza! No, fanno schifo, è pure tu è schifo! Lo vedete quell'affarino sull'occhio di quello squalo? È un parassita. Tu pensi che lo squalo abbia le braccine per togliersi sta merda che gli succhia l'occhio? No! Cioè, magari lui sì, ma in genere no! E allora, che schifo è? Queste invece sono larve di mosche che escono da un corpo di scoiattolo che era stato parassitato. Qua non ce la fa, qua sbocco. Questo è un parassito, ma che? Ma cos'è sta com? Che cos'è sta roba? Vive nel cazzo di occhi di un cazzo di rospo. Mo, ti pare normale vivere negli occhi? Di un rospo poi. Meno male che noi non ce l'abbiamo. Ma che ma che schifo è? Ma che è sta tutto ma non l'occhio? Ah, chiamati pompieri. E che, sono enigmista sta puntata. Mi sa che vi devo procurare un fido secchio da sbocco da Scienza Brutta. E non ci arrivo alla fine dell'episodio. Siete degli stronzi! Sì, voi! Io sto qua a fare il paraculo! Avrete paura a questo episodio! Sono io qua che ho paura! Io! Io sto episodio non volevo farlo, mi è toccato studiarmi tutta sta merda. Poi ho fatto un sondaggio su Instagram chiedendovi, vedi quanto sono scemo, di cosa parliamo nello speciale di Halloween? E infatti, tac! 71%! Il 71% di voi ha scelto una cosa brutta, quasi gore. Il 71% di voi è masochista. Vi meritate davvero la notte dei polli viventi. E io sono pure fiero di voi. Anche se mi avete fatto studiare un sacco di roba. Terribile. Terribile. Vi odio! Ma sono fiero di voi. E quindi adesso ve la beccate. E io lo so che poi casomai venite a dire pure niente, Barba Scura, ma fa troppo schifo. Io vi vengo a prendere a casa uno per uno e vi getto dalla nave. Per Bob! Dovete vedere coi vostri occhi cosa mi avete fatto. Cosa avete fatto a lui? Lui prima era una persona normale! Ciro! Prendetela come una sfida. Vediamo chi riesce ad arrivare fino alla fine di questo episodio. Sì, perché oggi parliamo dei parassiti dell'essere umano. Eh sì,
anche dei tuoi. I parassiti, anche noti come... Dottore, un pruritino al nasino? Sì, lì, proprio lì. Ma che quella cosa... Ma che alien? Ma cos'è? Ma perché? Ma... Guardate lo sguardo di Lego. Quando glielo mostra è tipo... Maron! Ma che davvero? Altro che la mamma di Bambi. Questi sono i traumi. Ovviamente non potevo parlare di tutti i parassiti che riguardano l'uomo. Sono troppi, non ce l'avremmo fatta. Quindi ne ho selezionati per voi alcuni. A mio gusto. O se preferite, quelli che fanno più schifo. E ovviamente ve li racconterò come solo a noi piace fare. Male! Però, questa volta, peggio! Iniziamo malissimo con la Dracunculus medinensis, anche noto come verme di Guinea. Che poi è quella schifezza che pare un laccio di scarpe che esce da Gigino. Io già sento un riflusso qua che proprio... Madonna! È un nematode, tipo sti qua di cui abbiamo già parlato, non so se vi ricordate. Sbocco! La vita di sti figli di Satana dipende principalmente dall'uomo. Ma com'è che funziona esattamente? Cioè, qual è il ciclo vitale? E soprattutto, perché volete saperlo? Ma che davvero? Ma che siete scemi? Ma che masochismo è quel? Vabbè, vediamolo insieme. Morendo dentro. Un pochino. Di nuovo. Tutto inizia con questo piedino in acqua e con questo piccolo vermicello che esce. Cucù, figlio di Baldrot. Che cosa bizzarra. E come mai gli esce sto vermicello? E come c'è finito sto vermicello, ah? Nel piede? Come? Perché? Come? Va bene, parliamo dopo. Facendo capolino in acqua, il vermicello esplode di gioia. Letteralmente. Perché la testa gli esplode rilasciando centinaia di tenerissime larve microscopiche come le eiaculazioni di Belzebù durante l'orgiazza dell'ottavo girone. Queste piccine vengono poi mangiate dai copepodi, piccoli crostacei curiosi. Quindi ora abbiamo una larva di parassita in un crostaceo tipo Power Ranger nel Megazord. E indovinate cosa succede se un essere umano beve quell'acqua? Non filtrata? Con i crostacetti? Con dentro la larva? I succhi gastrici digeriscono i piccoli crostacei liberando le larve, che tutte felicine penetrano nello stomaco, l'intestino, la mucosa. Ed è qui, in questa nuova casetta, cioè in noi, che i vermi fanno all'amore. Eh beh sì, ovvio, dentro di noi loro fanno all'amore. Pure. Come se non bastasse. La femmina si accoppia con il maschio, il quale subito dopo muore. Il che è molto triste perché schioppa subito dopo aver scoperto finalmente il piacere del fichi fichi. Come se non bastasse, la femmina è molto più lunga e grossa di lui. Quindi alla fine praticamente lei lo assorbe. Andiamo bene. Mettetevi nei panni del maschio, di essere venuti una sola volta nella vostra vita. È la vostra primissima volta, la vostra primissima esperienza, e la fate con un donnone che in confronto voi parete un bimbo alla recita di Natale. Ed ovviamente pensate: oh mio Dio, ma sta cosa è bellissima! Sta cosa di fare all'amore è una cosa, una figata stratosferica. Come ho potuto vivere fino adesso? Non vedo l'ora di farlo di nuovo. E bah! Invece no! Muori! Chi è la vittima qui? Noi o loro? Il che è comunque sicuramente una vita sessuale molto più attiva di chi mette ciabatte e calzini. No, no, no. Il maschio muore, ma la femminuccia no. Lei è gravida, continua a crescere, si riempie di larve e cresce, cresce. Vorrei ricordare che tutto ciò accade dentro di te. Gli ci vuole circa un anno per crescere pienamente, raggiungendo fino alle dimensioni di un metro. Un metro dentro di te. Ed intanto si sposta verso l'estremità del corpo, dentro di te, attraverso muscoli e ossa. E tu non te ne accorgi perché non hai sintomi, ma quell'infame c'è. Ma ad un certo punto lei dovrà pure rilasciare i suoi piccoli, le sue piccole larve, no? E lei le vuole rilasciare in acqua. E allora come fa a convincerti a portarla in acqua? Beh, semplice. Ti smarmella, ti buca, ti scava, perfora i tessuti connettivi sottocutanei e ti fa uscire una vescica super dolorosa. E la vescica brucia! Sai cosa attenuerebbe il dolore? Dell'acqua fresca. Era tutto un piano di sta stronza! I poteri forti dei figli di Satana avevano previsto tutto! Ce l'ha fatta a portarti in acqua. E una volta lì, tutto secondo i piani, finalmente farà capolino dal corpo ed il meraviglioso ciclo della vita si ripete. Che storia magica, bambini! Non siete pure voi felici di imparare la scienza con zio Barbascura? Ehi, siete voi ad essere una cercata. L'infezione di se stronze fa male e non ci sono cure. La gente che se lo becca poi se lo toglie dolorosamente, arrotolando un po' alla volta il verme attorno al bastoncino. A un cerino in questo caso. Ma davvero non hai trovato nulla di meglio? Un cerino?
Davvero? Un po' alla volta significa pochi centimetri al giorno. Che se lo fai troppo bruscamente, quello si spacca. E no es bueno, no 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 no. Henrietta, davvero, Henrietta. Ricordo che arriva alle dimensioni di un metro e mezzo. E che dentro di voi è messo tipo così. No es bueno. Tracce di uno di sti stronzi sono state trovate pure in una mummia egiziana. Senza contare che pare che ne parli pure la Bibbia. Dovrebbero essere i serpenti di fuoco del deserto. Nonostante questo, vi farà piacere sapere che siamo riusciti ad eradicarli quasi del tutto. Nell'85 erano circa 3,5 milioni i casi totali, considerando 20 nazioni asiatiche e africane. Nel 2015 solo 22. Vedete? Tutto sommato c'è dell'ottimismo nell'aria. Infatti, con un programma di divulgazione sull'attenzione igienica e sull'importanza di bere acqua filtrata anche nelle zone più povere del mondo, si sta riuscendo a tenere la cosa sotto controllo a livello umano. Cioè, non toglie che troppo puoi beccare anche se mangi il pesce poco cotto. Pesce che ha mangiato il crostaceo, che ha mangiato la larva, che al mercato mio padre comprò. In effetti, però, dato che l'essere umano è uscito dall'equazione, sembra che adesso abbiano iniziato a prendersela principalmente con i cani. Ma di base li stiamo tenendo sotto controllo. Sì, insomma, stiamo giocando a fare Dio. Qualcuno però potrebbe chiedersi se sia giusta sta cosa. Cioè, alla fine loro vogliono solo sopravvivere. E per farlo hanno bisogno di noi. Hanno bisogno di noi per vivere, giocare, rilassarsi, fare all'amore, creare una famiglia. Tutto dentro di noi. Per loro noi non siamo che una casa, un amico con cui viaggiare. Un coinquilino, se volete. Chi ci dà a noi il diritto di decidere chi debba sopravvivere e chi no? Non meritano anche loro una vita normale, una vita normale secondo i loro standard? E non dovremmo forse noi tutelarli, capirli, difendere i loro diritti in quanto società più debole, discriminata, non in grado da sola di provvedere ai propri fabbisogni? Ebbene, se lo chiedeste a me, la mia risposta non potrebbe che essere: no! Manco per il cacchio! Bruciamoli tutti sti figli di puttanazza di Satana! Estinguiamoli! E poiché abbiamo parlato di pesce poco cotto, parliamo di un amico parassita molto più comune, l'Anisakis. Il parassita del pesce crudo. Sì, insomma, roviniamo quel magico rapporto che abbiamo con il sushi all you can eat da 12 euro gestito da cinesi sottopagati originari della provincia di Castellana Grotta, il cui pesce è costato 12 centesimi al chilo al mercato illegale della periferia di Mumbai. Quello di qualità, insomma. Con dentro lui. O lui. O lui. O lui. Come quello di prima, l'Anisakis è un nematode, un vermicello, solo che è più piccino, ma non meno stronzo. E in quanto parassita stronzo, anche lui fa un bel giro. Le larve di Anisakis vengono mangiate da piccoli crostacei, che poi vengono mangiati da pesci, calamari o seppie, che poi vengono mangiati da mammiferi marini, come quelli erotomani dei delfini, di cui abbiamo una diapositiva. In questi, l'Anisakis fa ben due mute, fa l'amore, gioca a carte, scacchi, PlayStation e litiga sulla rata del condominio. Che i mammiferi costano un sacco a metro quadro, eh. A un certo punto i mammiferi marini parassitati poi cagano altre uova di Anisakis in mare. Poi queste diventano larve, poi mangiate da piccoli crostacei e così via. In un ciclo infernale infinito che Dante scansa. Ma che succede se per esempio il pesce parassitato viene mangiato non da un mammifero marino, ma da un altro mammifero? Tipo un mammifero terrestre. Che so, ad esempio un mammifero bipede, dal fascino ineguagliabile, con una vaga alopecia, ma in grado di ballare come una marionetta svitata, impazzita, e da una trasformazione notevole. Che so, il mammifero Adrian, per esempio. Che se lo piglia lui! O la volpe, dipende. Dobbiamo ancora capire, sarà Adrian la volpe o no? Non abbiamo mai visto nello stesso luogo contemporaneamente, quindi... E l'Anisakis non è bello! Vabbè, guardare... sembra una pisciarella. E causa dolori addominali, nausea, diarrea, febbre, fino anche a perforazione intestinale. Madonna che bello. E poi non so voi, ma io già andare in ospedale che ho i vermi nello stomaco, quindi già sto in paranoia, e trovarmi casomai i medici che mi vogliono mettere i tubi in gola perché vogliono andare a fare i bidetti carini ai vermicelli, non è molto carino. Anche perché sto Anisakis è carismatico e fa che diventa uno youtuber più bravo di me. Salve a tutti ragazzi, sono Anis J e oggi... Secondo me sti qua fanno il botto pure su Instagram. Oh, ma lei è un sacco fotogenico, signor Anisakis. Adesso avrei bisogno però di una foto un pochino diversa. Facci una faccia arrogante. Ecco, ecco, bravo, perfetto. Qua pigliamo almeno due likes. Non è vero, qua non mette like manco tua madre per quanto sei brutto. Quindi occhio al pesce che mangiate, specie se poco cotto, o sotto aceto, o in salamoia, o peggio ancora crudo. Sì, insomma, occhio alla tartar e al sushi. Perché ci sono tre modi per ucciderlo. Uno, cuocerli, il che comunque significa che ci li mangiamo cotti, ma sono buoni, ed hanno anche quel dolce aroma di non so che. Due, congelarli a meno 18 gradi per almeno 96 ore, che poi è proprio così che fanno per il pesce del sushi. Oppure tre, con il bazooka. La prevenzione non è mai troppa. Ma ci sono altri parassiti nematodi molto comuni, tipo gli ossiuri, i vermicelli dei bambini,
quelli che portano i bambini a prudersi il buchino, perché il buchino è pieno di vermettini. Che bello. Sono lunghi circa un centimetro. Ma come ci sono finiti là? Beh, sappiate che ve li potete beccare anche se siete degli stronzoni adulti, eh. A parte che così che appare il dentro del vostro colon. Ed io avrei volentieri gradito vivere senza saperlo. Eccole qua. Contaminazione con feci infette. Ehi, Barbascura, ma io non mangio mica le feci. Con quella faccia è tutto da vedere. Andate in un bagno pubblico, toccate le superfici, non vi lavate le mani. Poi casomai vi mangiate le unghie. Considerate che le uova di questi cosi potrebbero annidarsi proprio sotto le vostre unghie. E ricordate che non potete sapere chi è stato in bagno prima di voi. E giusto per rendervi felici, eccovi uno siuro pieno di uova. Spero che vi stiate lamentando a questo punto. E questa è la mia ragione di vita. Beh, dato che stiamo parlando di vermi che ci vivono dentro, parliamo di lei, eh. La tenia. Il verme solitario, la bestia senza occhi con la bocca uncinata. Sì? Ma che cappero fai? Ma sei scemo? Che? Te la vuoi smettere con sto schifo? Ci stiamo giocando tutti gli spettatori! Ma questa è scienza brutta, coppa, che vuoi? Ho capito, ma non possiamo andare avanti così, me li fai sbrattare tutti a questi! Questi si suicidano poi! Perdiamo ascolti! E ho capito, ma che posso fare io? Sono parassiti, fanno schifo! E poi è una sfida, chi riesce ad arrivare alla fine, scusi! Ma tu raccontali meglio, falli più family friendly! Ma sono parassiti, come li faccio più family friendly? Fanno schifo, fa! Non lo so, ma fallo! Fai le vocine, fai i disegnetti, fai quelle cagate che fai tu! Ce lo suggerisce pure l'avvocato Sauro! È lì con te? Sì! Che cavolo! Vabbè, salutamelo! Ti saluta! Ciao bambini, ora parliamo della tenietta. Avete presente i nastrini con cui la mamma vi prepara i regalini al compleannino? Ecco, sono proprio così le tenie. Dei nastrini tanto felici, sorridenti, che possono decidere di fare la casa nel vostro pancino. Attaccandosi al duodeno con i loro gancetti ad uncino del male non ce la facciano. Ma che è sta... ma che cos'è sta cosa? Esistono più di 100 specie diverse di tenie. Ma tranquilli, soltanto 3 sono di interesse patologico per l'uomo. E sono Tenia solium, Tenia saginata e Tenia asiatica. Eh sì, tutte e 3 sembrano una pisciarella. Una pisciarella timida. Anche se, porco cane, la Tenia solium in sta foto pare un mostro degli abissi che smascella. Ed eccolo lì, ecco. Un altro pezzo della mia anima che se ne va. E insomma, questi si nutrono principalmente per osmosi, assorbendo direttamente i nutrienti dagli organi dell'organismo ospite tramite la cuticola. E spesso sono dotati di ventose ed uncini. Perché senza uncini non te la danno la laurea in creatura infernale del cazzo. Si chiama rostellum, quella parte con cui attaccarsi al duodeno con gli artiglietti. Ma ognuno ce l'ha diverso. In generale è una sorta di cono con gli spunzoni. Ricorda, family friend! No! Tipo, questo è quello della Tenia solium. Vedete che carini con i dentini? Che se ci disegnate 2 occhi e la bocca, con un po' di immaginazione pare un frate. La Tenia saginata invece ha solo ventose, non uncini. È quella hippie della famiglia. Questa invece è una Tenia dei roditori, che pare un rubinetto scassato. E... boh, non c'entra nulla. È giusto per farvi vedere quanto fa schifo. Le tenie sono costituite tipo serpente di Lego da tanti piccoli frammenti di circa un centimetro e mezzo, chiamate proglottidi. E lo capite pure da come suona che fa schifo, cioè proglottide, proglottide. Se dire proprio il nome che fa schifo, proglottide. Ci puoi insultare le persone così. Sei un proglottide. Quindi, il corpo della tenia è fatto da ste proglottidi, una dietro l'altra. Possono andare dai 1000 ai 4000 segmenti. Cristo. Così la lunghezza della tenia varia tra i 2 e i 10 metri. 10 metri di nastro infernale. Anche se in effetti poi hanno trovato una tenia saginata di 22 metri. 22 metri di nastro infernale! Che se la metti tra 2 alberi almeno ci fai la slackline. Almeno ci si diverte. Sta stro... Mo ste proglottidi, sti frammenti, si sviluppano progressivamente dal collo della tenia fino ad arrivare, ad allontanarsi, ad arrivare alla punta, no? E nel frattempo si differenziano e sviluppano un sistema riproduttivo ermafrodita su ognuno di esse. Significa che ognuno di sti frammenti può fare fichi fichi da solo ed ingravidarsi. È tipo autoerotismo professional, bro. Generando uova al suo interno. 1500 uova per ogni frammento. Fino anche a 100.000 uova per tenia. Insomma, sti frammenti della punta, pieni zeppi di uova, ma proprio carichi di uova, a un certo punto si staccano e finiscono nelle feci. Poi uno fa la cacca e il ciclo infernale riprende. Cacca sull'erba, bestia mangia l'erba, che con la cacca è pure più condita. È tipo aceto balsamico sull'insalata. Tu mangi la bestia,
cruda e sbadabum, c'hai la tenia. Cerchio perfetto, vi dico. E capiamoci, la tenia può essere sia nel maiale che nella vacca, dipende dalla specie. Comunque, i sintomi sono vari e possono essere diarrea, stitichezza, a volte in contemporanea. E poi vomito, nausea, dolori addominali, brufoli, pure autocombustione, no, quella no. Ed ovviamente fame che non passa. Tu mangi, mangi e tutti i nutrienti se li fotte lei. Questa va una bomba per dimagrire. Tu mangia! Oh, nel caso in cui voleste ne vendiamo una appena cagata a 200 euro al centimetro. Raga, è un affare. Oh, che bello vuole apparire, no? No? Però può andare anche peggio. Potreste beccarvi la cisticercosi. Vedete? Suona male. È peggio, lo dice anche il nome, altrimenti si sarebbe chiamato magicobulosi, ad esempio. Queste le causa, le larve della tenia solio. Sì, perché ci sono diversi modi con cui vi potreste beccare la tenia. In generale, il modo più comune è mangiare la carne cruda e ve la beccate. Però dovete capire che è un parassita, quindi ha bisogno di passare da ospite a ospite per completare il ciclo. In genere, da giovinotta, a metà strada del suo percorso di vita, per intenderci, si trova nel maiale o nella vacca e lì si incista nei muscoli. Quindi loro aspettano che arrivi un predatore, in questo caso noi, che si mangi la carne cruda, dove loro sono nascoste, sono delle larve, e finalmente arrivano nel cosiddetto ospite definitivo, che dovremmo essere noi. E qui si sviluppano, diventano adulte, diventano quel vermone che si trova nell'intestino, no? E qui ormai grandi, pronte a mettere su famiglia, lasceranno le uova nelle feci dell'ospite definitivo. E quindi noi perderemo le feci con le uova, le spargeremo in giro come Pollicino spargeva le briciole di pane, solo che dal culo. Bello. Però che succede se invece di mangiare le larve mangiamo le uova? Lo stadio precedente. Che ne so, bevete acqua che è stato contaminato con feci infette, o mangiate cibo contaminato con feci infette, o mangiate le feci che avete appena cagato piene di uova. Non lo so, ma avete gusti strani. O magari ci siamo messi le mani in bocca dopo aver toccato indumenti o le feci di una persona infetta. E tu mica lo sai a chi stringe la mano, scusa. Magari è uno che si rotola nelle feci, che spala feci, che si fa la doccia nelle feci. Tipo me, quello sono io. Però quello è fango, oh, non vi fate strane idee. Insomma, che succede? Succede che invece di beccarci la larva pronta a diventare adulta, quindi il vermone, ci becchiamo la larva appena nata dalle uova. E quella ci scambia per ospite intermedio. Ci scambia per mucca o maiale. Come si permette? Quindi, esattamente come farebbero per loro, loro si trasferiscono nei nostri tessuti e diventano cisti. Senza parole. Se volete, loro non sono pronte a diventare adulte, ecco. Sono come Peter Pan. Cioè, hanno saltato una fase e la vogliono indietro. Non gliel'hai fatta fare nella la fai in te. Vendetta. E quindi si nascondono nei muscoli, o peggio nell'encefalo, nella speranza che qualche predatore venga a mangiarci. Sì, buonanotte. A me devono mangiarsi. Loro vogliono completare il ciclo e tu ti ritrovi una larva di tenia nel cervello. Non può finire bene. Infatti in questi casi si parla di neurocisticercosi. È un nome ancora più brutto di quello di prima, quindi capito? È ancora più schifo. Ok, adesso ve ne mostro una. Vi do 5 secondi per voltare lo sguardo. 5, 4... Ops! È partita un pochino prima questa clip. Ma com'è? Comunque quella merda là... Premo. Non c'è di che comunque. Epilessia, confusione, cefalea, difficoltà d'equilibrio, edema cerebrale, problemi visivi, autocombustione, no, quella no. E a volte può sviluppare altre cose belle, tipo l'idrocefalo, meningite, paraplegia e a volte pure quella bruttissima malattia chiamata morte. E per questa ancora non hanno trovato una cura. Per la tenia, sì, quindi occhio. E cuocete la carne, nel dubbio, specialmente se vi trovate nella parte sbagliata del globo. E per concludere parliamo dell'ultimo parassita. Questo fa talmente tanto schifo che io a questo punto in cui sto montando il video sto sicuramente sboccando. Fa ridere perché è vero. Siete arrivati fin qui, siete degli eroi della divulgazione brutta. Dai, fate un ultimo sforzo e verrete incoronati masochisti intergalattici. Dunque, cerchiamo di toccarla dolcemente. Insomma, mettiamo la vasellina. E non sapete quanto letteralmente. Esiste una categoria di persone che trova soddisfacente spremere le cose, tirarle fuori, che so. Ad esempio spremere brufoli o punti neri. Oh sì, soddisfacente. Fa schifo, ma dannazione se è soddisfacente. O di togliere una penna rimasta incastrata nella narice di una tartaruga. Ah, e comunque complimenti al genere umano per gettare le cose in mare. Bravissimi. Per queste persone hanno anche inventato un giocattolo rilassante,
Vedete? Praf, praf, e ti rilassi. Se anche voi fate parte di questa categoria, questo è il parassita per voi. Il parassita in questione si chiama torsalo e si rimuove spremendolo fuori dalla pelle sotto cui ha fatto la casetta. Lo so, fa schifo e senso, ma cavolo che soddisfazione. Ah, oh, sì, così. Avete visto com'è venuto fuori? Proprio... E dai, è spettacolare. Sì. Tipico del Sud America o del Messico, può colpire sia bestiame che esseri umani. Non l'avrò mai preso in Sud America, giusto per fare scena. Oh mio Dio, ma era in Sud America. Oh, lo giuro, era in Sud America era. In realtà si tratta di una mosca bestia di 1,5 centimetri. Ma sei fissata che gli piace la nostra pelle? Ma proprio tanto, eh? Tanto che volete porci dentro le larve. Ma vedi tu, sei fissazione del cavolo. La pelle altrui. I taralli sono una bella fissazione, cioè i taralli. Solo che essendo una bestia rumorosa e grossa come una pietra, quella ti vola qua e tu è pam! Allora lei che fa? Mica è scema lei. Beh, lei usa una spia. Qualcuno che possa compiere questo lavoro, però per ragioni personali. Tipo dei ditteri piccini che sono interessati a volarci sulla pelle per ragioni loro. Ad esempio per ciucciarci il sangue, no? Ovviamente. Che schifo la vita. E sapete chi c'è tra questi? Quella grandissima bastarda puttana. Non la smette di fare la puttana. Insomma, il torsalo malabestia cattura altri insetti e se li abbraccia tutta paracula dicendo: uè, ciao cara, da quanto tempo? Ma chi ti conosce? Ma sì, dai, sono io, com'è, non ti ricordi? Ci siamo visti una volta per una birretta, mangiare a Barletta in Panzerotti. Ma chi ti conosce? Ma che vuoi? E intanto se la rulla come zucchero filato e ci appiccica le uova sopra sto altro insetto. Gli appiccica un numero sufficiente, ma non troppe da impedirli di volare. Usando una sputazza che produce lei, che manco mio nonno quando appiccicava i francobolli. Possono trasportare fino a 50 uova proprio su di voi. E quando queste si posano sulla vostra pelle, ci penserà il calore corporeo a sciogliere la sputazza collosa. Le uova cadono come mango maturo. E visto che fa caldo, si schiudono pure. A questo punto ci sono delle piccole larvette orfanelle sulla vostra pelle. E vi entreranno dentro. Senza vasellina. Ma sono orfani. La mamma li ha abbandonate su questo aeroplanino che le ha smollate su un corpo estraneo. Magari hanno scambiato noi per la loro mamma. Magari ci entrano dentro in cerca di calore materno. In cerca di un qualche segno di affetto. Magari... Magari dovremmo bombardarle, buttarci sulla benzina e darle fuoco e mandare razzi a ballare sulla loro tomba. Insomma, ste quacci entrano nella pelle. Mangiano i nostri tessuti. Porco koala. All'inizio per fortuna è piccola, ma poi cresce e cresce. No, dentro di voi. E tirarla fuori è un bordello, perché ovviamente è dotata di uncini boccali con cui mangia le carni e spunzoni uncinati retroversi che la rendono difficile da estrarre. Che madonna che strozza, guarda che ci pensa. Per di più, la parte dentro è la più cicciotta, quindi. La barba scura, ma queste come respirano? Con il culo, più o meno. C'hanno la punta che fa capolino. Cucù. E respirano. Oh, e capiamoci, loro non frega niente dove vengono lasciate. Dove vengono posate, vengono posate. A loro interessa solo che ci sia pelle, capito? Ci sta uno che ce l'aveva in testa, uno sul braccio e uno che ce l'aveva nel labbro. E quello che ce l'aveva lì, c'è stato pure quello. Solo che non l'ha messo su YouTube perché... Tirarla fuori sì, ma non è che è una buona idea. E se vi si spezza dentro, so cazzi. Quindi, opzione 1. Aspettate. Aspettate che maturi, ormai ce l'avete là, fate la brava mamma e aspettate. A maturazione questa cadrà a terra, si impuperà e poi da lì nascerà una nuova moscona torsalo di Satana, pronta a ripetere il ciclo. Opzione 2. Soffochiamole quelle stronze con la vasellina. Non ce l'hanno messa per entrare e noi ce la mettiamo per farle uscire. La vasellina spalmata abbondantemente sopra il foro lo tapperà, impedendo alla larva di respirare, la quale sarà costretta ad uscire e a quel punto voi la potete prendere e gli potete fare un culo così. Opzione 3. Sembra che escano abbastanza facilmente quando usate delle siringhe che vengono generalmente utilizzate per l'estrazione del veleno in alcuni paesi, no? Visto che ci sono delle aree del mondo in cui in tutti i kit d'emergenza ci sono queste siringhe per l'estrazione del veleno, perfetto. Inutile dirvi che ci sono degli scienziati che pur di studiarle se le sono fatte crescere volontariamente nella pelle, perché non sono facili da reperire, capito? E quindi le coltivano. Così come tu coltivi le patate, loro coltivano le mosche di Satana. Bello. Sono passatempi. Ognuno ha le sue passioni. E comunque non sono cibi, fanno schifo, però non è che causano dolore o che so. È che in fondo la vita di merda è la loro. Pensate che una volta diventate adulte, quando finalmente escono dallo stato di pupa, ecco, loro non mangeranno mai. Dovranno campare per tutta la vita con la ciccia che si erano mangiati
da voi mentre erano larve. Quindi non conosceranno mai il piacere della pizza o dei taralli. Nella loro breve vita il loro unico scopo sarà riprodursi, deporre le uova se sono femmine e morire. Se sono maschi, riprodursi e morire. E che comunque è lo scopo di molte persone che conosco. Alla nascita si affezioneranno al primo stronzo su cui vengono depositate, che generalmente le considera nocive e proverà a spremerle via o soffocarle. Se riescono a sopravvivere, cadono a terra, sulla nuda terra, dove finalmente diventeranno adulte senza aver mai visto il mondo e vivranno brevemente soltanto per accoppiarsi, parassitare e morire. Nella noia più assoluta, nella miseria, con le altre specie che ti odiano e tu non l'hai scelto mai. Chi è la vittima qui, eh? Chi è la vittima? Beh, magari lui. Sti parassiti hanno una vita di merda, io non farei mai a cambio con loro. Beh, probabilmente loro non farebbero mai a cambio con me, con un mammifero con la mascella pelosa che perde tempo a parlare di loro. A parte antropomorfizzare i parassiti, che è una cosa sempre divertente, vorrei lasciarvi con un'ultima considerazione. Questa è la vita per queste bestie di Satana. Cioè, per loro questo è normale. Siamo noi gli strani. Immagina il parassitino che è nato parassita. Non l'ha scelto lui di nascere così, capisci? E d'altro canto, se lui non facesse queste cose, non si comportasse in quel modo, non potrebbe sopravvivere. Cioè, il fare quelle cose che a noi dà fastidio è indispensabile per lui per poter sopravvivere, per poter campare. Ecco, la domanda è: se voi aveste il potere di nuclearizzare completamente i parassiti della macerata, avete un bottone, ecco, per ucciderli tutti quanti, che cosa fareste voi? Lo premereste o no? Se si trattasse di un parassita potenzialmente mortale per la specie umana, cambierebbe la risposta? Mi piacerebbe approfondire questa cosa sul secondo canale, ne parleremo prossimamente. Ad ogni modo, adesso se fossi te, io farei attenzione, ora che sei stato divulgato male. Farei attenzione a quella cosa che cerca di strisciarti sulla pelle, o nella pelle, di entrarti nei pertugi, e attende nell'ombra, e brama il tuo corpo. E aspetta il momento giusto per strisciare su di te, quando meno te lo aspetti, vermeggiando. O è pronto a scivolarti nel piatto. Bistecca cruda, pesce crudo. Perché anche se non sembra, questa non è la trama di un film porno. Un salutazzo a tutti da Barba Scura. X! Così finisce un video che fa male. Su sti stronzi chiamano parassitare. Spero che tu non abbia fatto l'errore di guardare il video a colazione. Ai ai, tremato con me. Notte di Halloween, che male c'è. Potevi scappare o cambiare canale. Barba Scura ormai da divulgare. Alto male.